Buonasera. Speriamo che funzionino i commenti perché non ho portato l'altro telefono. Questo è acceso. Si può usare Facebook? È cambiato qualcosa perché non si vedono più le persone in diretta. Mi dice tutti. Cosa vuol dire tutti? Vabbè, oggi scusatemi, ma ho un'emicrania devastante, perciò la diretta sarà breve e concisa. Non si vede neanche se ci sono le persone, guarda, mi dice solo tutti. Ah, hai un cellulare. Ma no, ma lo stai guardando dalle storie? Sì, ma non è quello che voglio vedere. E via. Aspettate, abbiate fede. Io non mi vedo. Sì, ma non è da qui che si guarda. Ok, va bene. Allora vi racconto brevemente. Perché praticamente adesso boh, non si vedono i commenti, non si vede niente di niente. Vi spiego brevemente la ricetta di oggi. Ve la spieghiamo tutti quanti. Io, le mie occhiaie, la mia emicrania. E niente, praticamente è un po'. Adesso la sua ricetta preferita, la sua colazione preferita è questo porridge, che però non è il porridge che faccio di solito, perché bisogna farlo con un po' di accortezze, visto che Dalia ha ben 12 denti, ma nessuno di questi 12 sostanzialmente serve a noi, nel senso che ne ha. Ben 8 incisivi, quindi per masticare non ci servono. No, non fa niente. Sì. Ciao Sandra, mi commentate se sentite, se vedete, perché è pessimo oggi. Vabbè, fa niente, io vado avanti, ve lo racconto, poi se vedete, vedete, se non vedete, pazienza. Sono una persona molto. Mi interessa che le persone mi seguano. Allora, ciao Vale. Ciao Francesco. Praticamente per fare un porridge per bimbi piccolini come Dalia, il consiglio che vi do è di mettere innanzitutto in ammollo i fiocchi d'avena nella bevanda o nel latte, in quello che volete utilizzare dal giorno prima. Lo lasciate a mollo. Ciao, si sente, grazie, Vale. Lo lasciate in ammollo. In un bel po' di latte o latte d'avena dal giorno prima. Quanto latte ci va? Non lo peso mai, non lo decido mai. Lo coprite bene, ne mettete abbondante perché poi i fiocchi se lo assorbono. Lo lasciate in ammollo tutta la notte. Se voi volete, potete aggiungerci della cannella. Se lo fate per bimbi sotto i 2 anni, sconsigliato il cacao. Io infatti a Dalia non lo metto perché la teobromina non è ben metabolizzata da bimbi così piccini e potrebbe dargli dei problemi, farli dormire male, e noi questo non lo vogliamo, quindi io non glielo do. Poi il porridge che faccio io normalmente lo faccio in microonde. A lei no, perché si cuoce male, si cuoce poco e quindi i nostri dentini non ce la fanno. Come vi dicevo, lei ha 4 premolari, che sono tanti, ma per masticare i fiocchi d'avena, che sono belli complicatini, la cottura in microonde non basta, perciò a lei io lo cuocio nel pentolino. E al mattino dopo quindi aggiungo ancora un po' di latte, di bevanda vegetale, e glielo cuocio ben bene. Gli viene una bella crema cremosa. Poi vi dico, io non aggiungo grossi gusti perché a lei piace proprio semplice, ma per aggiungere una piccola quota proteica e di grassi che la tenga un po' più sazia durante la mattinata, aggiungo un bel cucchiaino di burro d'arachidi. Se poi ogni tanto cambio, ci metto la crema di mandorle, la crema di nocciole, quella di mandorle e pistacchi, ma ho preferito il burro d'arachidi.
Nella foto che metterò su Instagram, eccetera, ci sarà una quantità enorme sia di porridge che di burro d'arachidi. Non mangio tutto quello, è che io cerco nella mia speranza di fare una quota che sia per due, perché così lo mangiamo insieme, io e lei. Ma finisce sempre che io non riesco a fare colazione, perché se ne mangia una bordata con la bambina, sì, se ne mangia tantissimo e quindi io ne mangio due cucchiaini del suo sostanzialmente perché lei ne mangia tantissimo e comincia a scocciarsi se lo mangio perché prima non diceva niente, adesso quando io mangio un cucchiaino, io un cucchiaino lei, mi fa quando io si arrabbia. Comunque, quanto lo fate cuocere? Fin tanto che non addensa bene, che non vedete che i fiocchi diventano belli mollicci. E l'ho provato ad assaggiare, vedete che è bello masticoso, perché lei piccina non c'ha i dentoni, c'ha i dentini piccini da delfino e poi lo fate raffreddare un pochino, lei ha imparato a soffiarci, quindi lo soffiate voi quando vi sembra una temperatura adeguata, sapete che lei ci soffierà e ci sputerà un po' sopra, però se avete un bimbo molto piccolo che volete addestrare a una colazione da bimbo grande, questa è un'ottima colazione, adesso è la sua preferita. Però appunto rispetto alla colazione ricciardina classica, quindi microonde, quindi si fa al momento, diciamo che necessita di qualche accortezza in più perché i nostri 12 dentini sono comunque denti di rappresentanza, ma non è che poi sono tutti utilissimi, perché gli incisivi sono utili per fare le sue risatine bellissime e i premolari funzionano fino a un certo punto. I fiocchi d'avena sono degli ossi duri, però obiettivamente così rimangono morbidissimi, ben cotti e è una colazione che lei adora, la mangia molto volentieri. Ciao Rosalba, ciao Carla. Oggi siete silenziosissime, a parte la Valeria che ho interpellato io. Non mi state dicendo niente. Allora, rispondetemi un po'. Ditemi un po', vi è piaciuta? Se vi è piaciuta questa colazione, condividetela e aiutate qualche mamma con bimbi piccini a trovare la sua colazione. Vorrei provare a metterci un po' di cannella, però cannella e burro d'arachidi, forse cannella e nocciole sta meglio. È che una volta che abbiamo trovato una roba che ci piace, e come le piace, se lo mangia proprio volentieri e. Quello ci piacciono i fiocchi d'avena nel latte d'avena, però sapete, questo proprio ci piace tanto ed è bella bilanciata, perché rispetto a una colazione ricciardina classica è un po' più sbilanciata verso i carboidrati, ma voi sapete, ve l'ho già detto, che i bambini così piccoli, diversamente magari da bambini più grandi e dagli adulti, devono mangiare una quota di carboidrati più elevata, quindi è volutamente sbilanciata fino a un certo punto, nel senso che sono carboidrati comunque, carboidrati complessi e di ottima qualità e che la terranno bella attiva all'asilo a disturbare tutte le maestre e tutti gli altri bambini. Va bene, avete delle domande? Vabbè, ma questo te lo posso ridare perché tanto ho visto che si funziona. Parlo con te. Comunque direi che oggi a commenti siete. Ma vi piace sta rubrica? Perché non commentate, siete in pochi. Ditevelo se la reinterrompo, eh. Non vi vedo coinvolti. Posso anche visto che già mi faccio abbastanza la fatica di farla, se volete la mollo, eh. Non è difficile per me. Pensavo vi sarei mancata di più per le dirette giornaliere, invece non vi sa, cioè l'unica che ho mantenuto non la state guardando in tanti, quindi ve lo dico, eh. Va bene, se volete mantenerla, ditemelo nei commenti, sbattetevi un attimo perché così non mi sembra che vi interessi così tanto. Io per oggi mi fermo qua. Vi ricordo che invece domani nel gruppo, non qui sul profilo, ci sarà la diretta per creare le vostre barrette. Se vi è piaciuto farvi il muesli, domani facciamo le barrette. A me sono piaciute tantissimo. Le barrette, sì. Ci vediamo domani nel gruppo Facebook all'1 un quarto. Ciao.